Ciao a tutti ragazzi, come va? Io sono Eleonora ed è arrivata l'estate, infatti fa caldissimo. Come state voi? Qualcuno di voi sta facendo gli esami oggi? Beh, in ogni caso, tanta buona fortuna. Oggi sono qui perché sto cercando Billy. Non so in che modo si ritrovi sempre a casa mia, ma adesso dobbiamo andarlo a cercare. Sarà sicuramente in camera mia che gioca con... Billy! Cosa stai facendo? Ciao Ele! Billy, mi spieghi per quale cavolo di motivo ti comporti da bebè? Non che negli altri giorni ti comporti meglio, ma insomma, oggi hai addirittura un biberon! Beh, sono un bebè! Ti dirò perché soltanto se mi porti altro latte e dei giocattoli! Che cosa? No, non ti porterò i giocattoli nemmeno da mangiare. Oh, Ele, me la sono fatta addosso. Mi cambi il pannolino. Oh, si sente. Vabbè, facciamo che ti prendo un pannolino. Ma ditemi voi se devo fare la spesa nella sezione bambini per Billy. Prendiamo un po' di verdure, anche se non gli piaceranno, però fanno bene. Un po' d'uva, visto che è uno dei suoi frutti preferiti. Sicuramente ci vorrà il latte, perché vorrà che gli riempia il biberon. Ma pensate voi. Poi che altro? Magari un po' di pane. Ecco, un po' d'uva. Sì, un po' d'uva. Questa è anguria. Può bastare. E come pannolino ho trovato soltanto questo rosa, ma sarà perfetto. Billy, sono tornata e ho portato un biberon e poi anche il pannolino nuovo. No, il pannolino rosa, no, per favore! Adesso dimmi cosa succede perché ti comporti da bebè. Adesso dimmi cosa succede perché ti comporti da bebè. E va bene. Sto giocando a un gioco che mi ha fatto diventare così. Si chiama Life Simulator. Un gioco che si chiama Life Simulator. E cosa fa? Ma sei scema? Life Simulator è un simulatore di vita. Giusto, hai ragione. Vuoi giocarci? Ogni volta che Billy mi chiede qualcosa io gli dovrei dire di no, ma sono troppo curiosa, quindi voglio sapere che cosa fa questo Life Simulator. Arrivo! Allora, cominciamo. Prima di tutto bisogna scegliere se vuoi essere un maschio o una femmina. Dai, voglio giocare io. Facciamo che sia una femmina. Allora scelgo quella che mi assomiglia di più. Forse questa qua. Oddio, ma è carinissima! Il mio nome è Kira? Non sapevo di essere il cattivo di Death Note. Il mio nome è Eleonora. Eccomi qua. Ma cosa mi è successo? Sono diventata anch'io una neonata. Ma questo vuol dire che andando avanti nel gioco cambierò età insieme al telefono? Oh mamma mia. Va bene, allora non c'è altro da fare. Giochiamo. Che cosa succede? Oh, sono io. Cosa posso fare? Spingi la portiera, bussa sulla porta. Devi prendere delle scelte. Queste scelte determineranno la tua vita. Wow, che paura, sono molto curioso. Mi ricordo che effettivamente quando ero piccola ero sempre curiosa di sapere cosa sarebbe successo spingendo la portiera, ma non l'ho mai fatto e infatti sono ancora viva, quindi non lo farò. Spingo sulla porta. Chissà cosa succede. Oh mio Dio. Non ero in una macchina. Ragazzi, io ero convinta di essere in una macchina, invece ero dentro un bidone della spazzatura. Ero stata abbandonata. Beh, per fortuna qualcuno mi ha trovato. Io, anche se non sono dentro un cesto dell'immondizia, puzzo. Cosa succederà a 2 anni? Andiamo. Devo fare una gara. Oh mamma mia, non sono pronta. Coraggio, Ele, devi forza, aiuto. Ragazzi, ma è un disastro. Oh mamma mia, è la fine. A 2 anni ho già perso, fantastico. Riproviamo, forza. Non mi arrenderò così facilmente. Via tutti quanti i bambini. Spostati e vai, il bambino viene investito. Aiuto. No, devo essere io, devo arrivare io prima, devo arrivare io. E vai. Ho vinto. Già 1 anno sono una vincitrice. Ho vinto, ho vinto, ho vinto. Ele, è solo un gioco, hai vinto contro dei bambini. Non dovresti essere così felice. Ma cosa è successo? Adesso ho 5 anni, guardate, sono anche diventata più grande qua. Ragazzi, sono cambiata anch'io. Non ho più il biberon e invece ho una coroncina. Beh, perché da piccola mi piaceva essere una principessa. Vediamo cosa succede a 5 anni. È l'ora del pranzo.
Oh, come sono carina! Questo è il ragazzo che mi piace? Qua ci sono i bambini. Forse devo fare amicizia con gli altri. Oh mio Dio! Liminanola? Ah, ho capito tutto. Fai pranzo con lui oppure unisciti al gruppo? Allora, per mia esperienza personale, tutti quanti i gruppi con troppi bambini sono sempre un po' antipatici. Per cui magari se faccio pranzo con lui avrò un vero migliore amico e non lo so, diventeremo amici veramente. Oppure magari è un pazzo, questo io non lo posso sapere. Tu Billy cosa faresti? Io mangerei con il preside e gli chiederei di non farmi bocciare. Giusto, sì, tu faresti sicuramente così. Io farò pranzo con lui. Ok, mi sembra molto triste, speriamo che sia la scelta giusta da fare. Uh-huh. Evviva! Ok, cosa mangiamo? Atata! Gruppo! Uh-huh. Yeah! Scopriamo cosa succederà a 7 anni. Sto giocando con mio papà a basket. Uh-huh. Mm-hmm, ci devo Gitana, Gina! Aiuto, aiuto, aiuto! Ok, devo darmi da fare. Ehi! Sì, ragazzi, io non capisco la vostra lingua. Si fa così. Wow. Ok, è il mio turno. Ah, devo colpire il verde. Oh, no. No, scusa, papà. L'hai fatto fuori tuo padre, sei crudele. Proviamo. E vai. Ok, è andata bene. Meno male. Ok, quindi l'unica cosa che ho fatto a 7 anni è giocare a basket con mio papà. Io mi ricordo che il periodo dell'elementare era stato un po' più complicato di così. E vabbè. Io invece mi ricordo che giocavo sempre a basket. Facevo da palla. Ha, ha, ha. Stiamo a vedere cosa succederà a 8 anni. Oddio, sto giocando a basket veramente. Ah, cosa devo provare a fare? O passargliela oppure provare a far centro. Nella vita reale probabilmente la passerei perché non mi sembra di essere troppo vicina. E poi perché non ero molto brava a fare canestri, però ero brava a scartare. Non lo so, Billy, tu cosa faresti? Io darei un pugno all'avversaria. No, Billy, non puoi fare così. Proviamo a passargliela, così almeno non sarà colpa mia. Ok, vai, forza. Vai. No. Ok, ok, l'ho presa io, l'ho presa io. Sì, è andata bene. E vai, abbiamo vinto. Che sia di insegnamento a tutti quanti i miei compagni che all'elementare non mi passavano la palla, perché i maschi vogliono sempre giocare per i fatti loro e poi non sono capaci. Dovete passare la palla se volete vincere. Io non la passavo a nessuno, né maschi né femmine. Giochiamo. Adesso sto giocando a prendere le farfalle. Questo è il mio amico con cui avevo fatto merenda. Dora! Che succede? Ciao! Hey. Cattura le farfalle, muovila in giro. Non lo so, cattura le farfalle, no? Ok. Oddio. Oh, oh, paura. Cosa sta per succedere? Oh no, no ragazzo, ma perché vai lì? Wow! Oh, mamma mia, è una farfalla malvagia! Scusate, ma come potevi immaginare che ci fosse una farfalla gigante dentro i cespugli e che questa farfalla fosse super pericolosa? Io lo sapevo che c'era una farfalla gigante, infatti mi è capitato di essere stato catturato più volte. Bei tempi. Dove va? Nella foresta? Ah, ok, va bene. Sono finita in un tempio? Dove sono finita? Oh, mamma mia. Ragazzi, ma forse era meglio giocare con le farfalle, non lo so. Oh, mamma, un tempio magico. Cosa succederà qua? What? Ragazzi, io a queste cose a 9 anni non mi capitavano di solito. Ah, posso avere la fortuna oppure un'illuminazione, l'intelligenza? Beh, la fortuna porta sempre bene. La fortuna. Oh, no, non mi dire... No! Se tu sceglievi la fortuna ti cadevano tante monete in testa. Intendevano fortuna come ricchezza, non come luck, cioè fortuna e basta nella vita. Ok, allora sceglierò l'altra. Qua devo scegliere questa. Andiamo. Cosa succederà? Mamma. Divento una fata? Speriamo. Non è successo niente. Attenzione! Oh, mi sto evolvendo come i Pokémon. Succede così anche nel mondo reale. Sono un adolescente! Non ancora, 11 anni. Oh no, ragazzi. Adesso che nel gioco sto andando alle medie, anche nella vita reale mi sono venuti i brufoli. Oh, speravo che non mi capitasse mai più. Cosa succederà a 11 anni? Scopriamolo.
sono alle medie, come al solito non ho amici. E qua ci sono le bullette. Nie. Povera. Cosa posso fare? Da certo che l'aiuto, non mi metterei mai a ridere contro qualcuno. Se c'è una cosa che non ho mai fatto è stare dalla parte dei prepotenti. Beh, perché sei tu la prepotente. Che cosa, Billy? Scusa! Se sono diventata così sicuramente perché ho imparato a non farmi mettere i piedi in testa dai bulletti. Tu, Billy, che cosa faresti? Prendere in giro lei e le altre. Come sempre molto di aiuto. Coraggio, aiutiamola. Ehi, voi, smettetela. Oh, l'ha portata via, bravissima. Ehi, ma tuoi? Dove stai? Adesso la sta consolando. E vai! Non so se avete visto, ma c'erano due strade da prendere. Forse se avessi riso di quella ragazza avrei preso l'altra strada. Chissà cosa sarebbe successo. Adesso andiamo avanti e qui ho 12 anni. Sono nella mia cameretta, sto dormendo. Ricorda un po' la mia cameretta. Oh, mamma, il ciclo! Oh, oh. Ed è mezzanotte forse. Cosa devo fare? Vai a scuola, stai a casa. Oh mamma mia. Beh, certo è che se non hanno degli assorbenti in casa, forse conviene rimanere a casa così li vanno a comprare. Io ho paura che andando a scuola la prenderebbero in giro, però rimanendo a casa verrebbe chiamata dal preside. E chi se ne frega, rimani a casa, ma sì. Sì, hai ragione, io rimarrei a casa. Coraggio, stai a casa, cosa mai può succedere? Ok, si cambia. Poverino, com'è triste. Lo dice a papà? Ehi, mondo. Tutto valica? Papà dice, non ti preoccupare. È tutto a posto. Oh, è andata bene. Lo sapevo io che bisognava rimanere a casa. Batti pugno, Billy. Andiamo. Sono in un parco. Sto giocando a basket, come al solito. Ormai sono una vera professionista. Eh sì, sto giocando con il mio amico. Com'è diventato carino. Mess him up. In che senso? Vuol dire che ci provi con lui, scema. Beh, è diventato carino. Quindi se non vuol dire niente di cattivo, io ci proverei. Proviamo. Ok. Oh mamma mia. Cosa succede? Aiuto. No, ma non in questo senso. Ma no. No. Oh oh. Aiuto, cosa succederà? Ragazzi, forse prendendoli in giro non ci metteremo mai insieme. Beh, però devo dire che se fossi veramente io nella vita reale, anch'io l'avrei preso in giro. Te l'avevo detto che eri malvagia, Ele. Cosa? Scusa! Ok, vediamo cosa succede a 14 anni. Ho paura. Questo sono io, sono carina. Oddio, un gattino! Oh, che carino! Bello! Se mi chiedi di portarlo con me, ma certo, ma no, non gli darei mai un calcio. Ovviamente gli do da mangiare. Oh, dove l'ha trovato un pesce? Oh mamma mia, un gatto gigante. Aiuto. E vai, ho vinto qualcosa da un gatto gigante. Sono sicura che questa cosina qui che abbiamo visto voglia dire qualcosa, perché ce l'aveva anche il Pokémon Meo, Miao, Mew. L'hanno chiamato in troppi modi. Anche lui questa cosina qui, secondo me è tipo una moneta della fortuna. Ma adesso lo scopriremo. Cosa succederà a 15 anni? Forse cresciamo? No. Andiamo avanti. Oh oh. Ecco il mio amico. Ok, non è offeso con me fortunatamente. Cosa mi ha chiesto? Ok, siamo a casa sua. Oh mamma mia, siamo a casa sua? Oh mamma mia, mi ricorda quando Marinette e Adrien erano insieme a casa. Oddio, ci sta provando con me. Lo bacio, ma siamo pazzi, ma ovviamente. Ragazzi, sto cominciando ad appassionarmi a questo gioco. Non vedo l'ora che si bacino. Oh mio Dio, Ele, calmati. Vediamo. Oh mamma mia, si baciano in piedi così. Oh mamma mia. Ok. Vai, è andata bene. Meno male. Cosa succederà a 16 anni? Andiamo a scoprirlo. Ok, sono in cameretta col telefono. Ehi, vuoi andare in giro? Ma certo, andiamo. Dove vuoi andare? Andiamo, ovviamente ragazzi mi chiedono di andare o al supermercato oppure al parco di divertimenti, ma scherziamo. Io sarei andata al supermercato, devo comprarmi un paio di occhiali nuovi. Ma tu, Billy, non sei in grado di generare occhiali dal nulla? Oh, giusto. Spero che ci facciano vedere noi che andiamo al parco di divertimenti, vero? Lo scopriremo. Andiamo a vedere cosa succede. Al parco di divertimento. Che bello, è bellissimo.
Oh, ma come siamo carini! Le montagne russe! Ma dai, ragazzi, è bellissimo. Adesso cosa vorranno fare? Andare a mangiare? Sicuramente vomiteranno. Oh, i fuochi d'artificio! Che romantici! Ma è stata una gita bellissima, non è vero, Billy? Io avrei lanciato la merendina in testa a qualcuno dalla ruota panoramica. Cosa succederà a 17 anni? Io ho ancora i brufoli nella vita reale, voglio toglierli, basta! Ragazzi, onestamente io a 17 anni non avevo più brufoli, basta! Non voglio più giocare al gioco, me li toglierò da sola. Ecco qua. Fatto. E fatto. Magari fosse così facile togliere i brufoli nella vita reale. Sono proprio curiosa di sapere cosa accadrà. Mi sto diplomando? Wow! Evviva! Non devo più andare a scuola! Ene, non puoi dire queste cose! Non mi interessa, Billy. Bisognava rifiutarlo. Un no è un no, insomma. Attenzione. Qui cresco. E vai, mi evolvo come i Pokémon. Oh, sono una vera adulta adesso. E anche io nella vita reale adesso ho le sembianze della me realistica. E io, ragazzi, per oggi mi fermerei qui. Adesso abbiamo praticamente 18 anni, farà la vita da adulta, ma piuttosto potremo fare un nuovo episodio successivamente. Fatemi sapere che cosa ne pensate. O magari potremo anche vedere la vita di Billy, oppure vedere cosa sarebbe successo se ci fossimo comportati male e avessimo fatto un po' i bulli. Comunque, io spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Olivieri, olivoggi, oli sempre. Ciao!